Ciao a tutti ragazzi da 4089, bentornati sul mio canale per questa nuovissima parte di Non so me ne vengo luce. Riprendiamo con il secondo, anzi non è ancora il secondo tempo, è sempre il primo tempo di questa partita. Esegui una serie di passaggi, ok, perfetto. Andiamo di andare con Doug, come detto non dovrebbe già esserci più, ma vedremo quando lascerà la squadra. Andiamo di sfondamento. Passaggi fatti. Voi della Raimon non siete gli unici che sanno giocare per davvero. Preparatevi! Falcone tonante soprannaturale! Spiega le tue ali e vola! Spiega, spiega. Ammirate il mio spirito guerriero! Quello soprannaturale ci stava proprio. Non dovreste mai opporvi a un imperiale. Ma questo non era quello col rossetto. Meno male hanno tolto il rossetto. Gol 1-1 dopo il gol di Riccardo, pareggio contro Ricker. La bue. È venuta a vederla anche la mamma. Vediamo quando ci lascerà giocare liberi. Adesso, un grande. Michael è un grande nello sfondamento, nonostante sia un annetto. Guardate quello lì che ha lo spirito guerriero pazzesco. Non so se riuscirà a sfondare. Sì, riesce, nonostante lo svantaggio. La palla ancora per Doug. Allora hanno un doppio e in più usano colpi di serie, che non fa mai fallo sto tecchio qua. No, non fa fallo, va bene. Riccardo, da trequartista oggi, oltre che regista, prende la palla e se ne va. Se ne va, è da solo. Riccardo. Riccardo ha finito la tecnica, punti tecnica. Apriamo un tiro alla massima potenza, angolato. Usa il turbo pugno. Ora proviamo però con Michael il serpente a sonagli. Bella tecnica, ricorda un po' il Dragon Crash, solo che qua il protagonista è un serpente. Ora usa il turbo pugno, funzionerà ancora? No! E c'è il gol prossimo vantaggio da Raymond, 2-1. Gol del bomber Michael. E ben vista! Quindi ora ci fa giocare liberamente. Va bene. Ora però è finito anche il primo tempo, quindi tiriamo alla... Cacchio. Va bene. Così, proprio a vanvera. È finito il primo tempo. Ah, infatti. Peccato. Per poco avevo fatto anche il 3-1. Ma va bene così, dai. Già, chi se ne frega della storia, stiamo facendo tutto diverso, quindi... Ragazzi, non molliamo nel secondo tempo. Possiamo ancora vincere. Stiamo vincendo. Vincere? Quelli del Via Latte hanno uno spirito guerriero e a differenza del vostro capitano, loro lo sanno controllare. Se tirano fuori l'artiglieria pesante, non abbiamo possibilità di farcela. Tanto vale ammetterlo. Ma stiamo vincendo. Non dire così. Michael ha fatto gol, stiamo vincendo. Clip. Non possiamo batterlo. A che serve? Ma capitano, io voglio vincere. Non dovremmo prendere ordini. Noi dovremmo lottare. Mario. Purtroppo questa partita la dobbiamo perdere. Non abbiamo altra scelta. Non è vero. Almeno dobbiamo provarci. Allenatore Evans. Ho sentito. So che non smetterai di lottare e che combatterai fino all'ultimo. L'hai già ampiamente dimostrato. Ascoltate tutti. Ammettetelo. Ragazzi, non volete vincere anche voi? Ascoltate. Un classico. Una sola cosa determina il successo e il fallimento nella vita. Sapete qual è? La fortuna. Cosa? Sam, anche se ti hanno detto di perdere, hai comunque provato a bloccare il pallone. È stato il tuo istinto di calciatore.
Se qualcuno tira, voi lo intercettate. Se un giocatore tenta di fermarvi, lo dribblate. Se c'è un'occasione da gol, voi tirate. E quando giocate, giocate per vincere. Ogni giocatore ha questo istinto dentro di sé. Ogni? Capisco. Ascoltate il vostro cuore, ragazzi. Fatemi vedere che cosa sapete fare. Fatemi vedere che cosa intendete per calcio vero. Povero calcio. Il nostro gioco. Non preoccupatevi. La fortuna aiuta chi non si arrende mai. La fortuna, eh? Mi chiama il suo portafortuna. Dice che vince sempre quando vado a vederlo giocare. È un tesoro. Beh, non posso deluderlo, no? Mamma, mi dispiace. Vabbè, non adesso, ma vincendo un danno, vabbè. Ha rubato la palla. Sarà la passeggiata. Andiamo con il nostro mitico Doug. Andiamo con Riccardo, che è già esausto, che va. Arian ci crede davvero. Si è allenato duramente per farci vincere questa partita. Una volta anche io ero così. Ti alleni, migliori e vuoi vincere. È questo che rende il calcio divertente. Sembra che io abbia dimenticato quella sensazione. Che senso ha tutto questo? Non potete cambiare niente. Non vi lasceremo mai vincere. Noi imperiali veniamo cacciati dal quinto settore se non otteniamo risultati. Falcone tonante soprannaturale, a me! Ali di Falco! Ho finalmente su spirito guerriero, chissà che ci lascia invocare gli spiriti guerrieri adesso. Forse non c'è proprio nulla da fare. Ascoltate il vostro cuore, ragazzi. Non è questo il calcio che avete sempre voluto giocare. Comunque il tiro si deve brutto da Arion. Il capitano. Vero, vabbè. Voglio che la fortuna sorrida anche a me. Non penserete di batterci con quella sottospecie di spirito guerriero. Vi darò una bella lezione dilettante. Spirito guerriero, ho di nuovo bisogno del tuo aiuto. Voglio vincere questa partita. E niente mi farà cambiare idea. Quindi aiutami a combattere fino al fischio finale. Il suo spirito guerriero si è materializzato completamente. Ben fatto. Questo è il mio spirito guerriero, direttore d'orchestra. Ragazzi, ci riprenderemo al vero campo. Yeah, perfetto. Come volevo. Ora possiamo invocare gli spiriti guerrieri e vedremo un po' le meccaniche. Vediamo se ce lo spiegano adesso. Eccoli qua. I giocatori di conduzione possono servirsene per agguantare la vittoria. Più usi lo spirito guerriero, più forte diventa. Ah, quindi c'è anche una specie di livellamento anche per quei spiriti guerrieri. Dopo l'evocazione di un giocatore, userà il PSG, che cos'è, Paris Saint-Germain, vabbè, per riscontrare le tecniche speciali. Userete Paris Saint-Germain, no vabbè, PSG, spesso ha punti spirito guerriero. Lo spirito svanirà, ma il suo intervento è spesso decisivo. Perfetto. Dove il giocatore si affonda in uno scontro diretto avrà luogo uno scontro tra gli spiriti guerrieri. Gli spiriti guerrieri sono associati agli elementi, quindi occhio a quello dell'avversario. Procederemo per tutto il principale. Va bene, va bene, va bene. Riprendiamo dopo questi bellissimi 10 minuti il nostro calcio.
Quindi scusate, ma muoio dalla curiosità. No. Ah, perché lo sto già facendo, ok, ok. Ok, non posso. Wow. Ok. Armonia atomica. Che in certe mosse si possono fare solo con gli spiriti guerrieri, ho capito. Come Victor con l'angelo perduto, per dire. Gol 3-1, anche se per loro è solo 2-1. Sembra che dica non vale, invece dicendo male, credo. Bene. Quindi ora penso siano un po' più convinti, almeno. Tutti addosso, vai Doug. Doug si sveglia e comincia. Ops, appena parlato. Dai Doug, in scivolata, grande Doug. Prova ad andare lui, prova ad andare Doug. Il tiro di Doug, il famoso tiro sonico, tra l'altro V2. Lo chiameremo così, dai, questo video lo chiameremo V2. Tiro sonico V2. Guarda il tiro, portiere non può niente, tutta questa potenza. Il giocatore che in verità non dovrebbe più esserci più perché dovrebbe essere già andato. Golla di Doug. 4-1, vittoria schiacciante adesso. Siamo al 15° del secondo tempo. Tutti addosso. Non invitare se sono stanchi. Ancora Doug. Vuole provare a usare una tattica speciale. Quella qui. Il virtuoso. Una tattica d'attacco, ovviamente. Ecco, vediamo cosa succede. Ho già detto tutti i punti tattica, praticamente. Ah, eccoci qua. Ah, non si evita niente. Ok. Sì, fallimento perché il nostro Riccardo con il suo spirito guerriero è scatenato. Secondo me. Mamma mia, che brutale. Quasi fallo questo. Ancora Riccardo. Per chiudere la partita? No, non può più farlo. Tiro al volo? Perché tiro al volo? Ah no. Tiro. Ok. Boh. E sono questo spirito guerriero. Ah, ecco che vedo. Che figata. Che succede? Ah, impedi che ha finito di usare lo spirito guerriero perché non ha più punti. Spirito guerriero, il famoso PSG. Va bene, gol. Ancora gol. Nonostante fosse un tiro normale, lo spirito guerriero ha avuto il suo effetto. Quindi, nonostante abbia preso un gol, non ci sarà una partita, diciamo, super, quindi avremo doppi punti. Perché appunto abbiamo subito un gol. Ma ovviamente durante le amichevoli speciali non sarà così. Anche se non penso ci sia quale via latte nelle amichevoli speciali, ma non importa. Doug è sfinito e butta la palla in avanti per perdere un po' di tempo, per tenere la pressione in attacco. Ci prova Michael, però c'è questo intervento di falloso che vediamo se l'arbitro segnala stavolta, nemmeno stavolta. Forse non lo reputano come un intervento falloso. I nostri giocatori sono troppo lenti perché sono stanchissimi i giocatori in attacco. Ario sembra ancora bello fresco invece. E ancora questa tecnica che viene chiamata colpo in serie, che proprio percuote il nostro giocatore. Secondo l'arbitro non è fallo, proprio qui l'arbitro del quinto settore. Calciopoli, ragazzi. Ora siamo in tre, trovo un doppio, ma tutti i colpi in serie non hanno fallimento e vanno. Pazzesco. Ancora secondo l'arbitro non si tratta di un fallo da segnalare. Quindi andiamo avanti, tutti addosso. È il momento di Wally che userà la sua grande muraglia. È davvero grande questa muraglia, veramente stupenda. Tanto ragazzi, prima che mi dimentichi, vi ricordo di mettere un mi piace, di iscrivervi e di commentare, di mettere un mi piace alla pagina Facebook e di iscrivervi al secondo canale in cui sto già facendo il gameplay di Nazumi Eleven, farò il primo e farò tutta la trilogia. Quindi ragazzi, questa parte è finita e finiamo appunto con la fine della partita. Eccoci qui. Figata. Ho preso più e testato esplosivo che non c'è nell'anime. Va bene. Quindi ragazzi, vi ho già detto tutto, mi piace che ti commentate e pagina Facebook e secondo canale. Quindi ragazzi, qui faranno i soliti discorsi che anche loro in fondo si sono convertiti, quindi più che altro Sam. Perfetto ragazzi. Ci vediamo con il prossimo video. Ciao a tutti ragazzi da Corazza 1.9.